Come toccare il gomito in moto, un nuovo tutorial per spiegare come riuscire a toccare addirittura con il gomito l'asfalto che ci si trova a percorrere. Il consiglio principale è breve ed è uno solo, quello di piegare il più possibile e per piegare di più bisogna ovviamente fare la curva con più percorrenza. In maniera costante, in maniera continuativa, bisogna essere bravi, bisogna avere una certa, chiamiamola, tenacia e non far sì che tu stesso, motociclista, possa andare a finire per terra, ma cercare di mantenere un certo equilibrio, piegando il più possibile, ma mantenendo quell'equilibrio che, ripeto, ci deve essere in concreto e non in astratto. Piegando in maniera giusta, mantenendo però quel certo equilibrio, soprattutto facendo la curva con più percorrenza possibile, ecco che si riesce a toccare di fatto con il gomito l'asfalto. L'importante è andare a utilizzare la propria, chiamiamola, forza di volontà e soprattutto il proprio equilibrio. Devi avere un equilibrio costante e in maniera totale puoi applicare ciò. Prima di farla però fai diverse prove, non buttarti subito a fare una cosa del genere perché secondo me è molto pericolosa. Grazie, grazie di cuore, so che questo video è molto breve, ma l'essenziale è questo da dire. Equilibrio, tenacia, attenzione, forza e soprattutto sbilanciarsi in maniera corretta, senza esagerare. Da Leandro, narratore italiano è tutto, iscrivetevi al prossimo video.